il mondo delle microimprese. E buonasera Alessio Guazzini, imprenditore, e Annalisa Corti, autrice e analista d'azienda. Benvenuti. Grazie. Grazie. Chi siete? Voglio sapere tutto. E di cosa si occuperà questa rubrica? Parto io. Io aiuto gli imprenditori, i titolari di imprese, a far crescere appunto la loro attività, focalizzando i miei interventi sui processi organizzativi, soprattutto lavorando molto sulla performance delle persone all'interno dell'attività. Poi sono autrice, ho scritto dei libri, sono mamma, faccio anche tante altre cose, però in essenza, diciamo, il mio ruolo professionale è questo. Alessio? Io mi occupo di formazione, sono comunque un microimprenditore e aiuto i microimprenditori come me a comunicare in modo efficace affinché le loro performance migliorino attraverso marketing e vendita. Quindi, perché nasce questa rubrica che ci accompagnerà in tutta questa bellissima stagione da oggi? La rubrica nasce da un progetto, un nostro progetto che si chiama Big Business Academy, di cui magari poi vi parleremo anche in un secondo momento. Nasce un po' in risposta alla pandemia. Normalmente noi lavoriamo con aziende un pochino più grandi, la pandemia ha colto, ha attaccato in qualche modo, ha creato sofferenza proprio nella microimpresa. Quindi la microimpresa per noi è l'attività locale, il fornaio piuttosto che il cartolaio, piuttosto che il piccolo bar, il piccolo negozio, la merceria. Queste sono le piccole imprese, che sono le microimprese che coprono il nostro tessuto socio-economico, anche territoriale, e che però sono state attaccate in maniera molto forte, perché io, che lavoro con aziende un pochino più strutturate, ci siamo resi conto che non hanno certi strumenti, non hanno certe nozioni, non si rendono conto che devono fare altre cose, come si potevano preparare in qualche modo a essere un pochino più resilienti, un pochino più versatili. E quindi l'idea è venuta proprio in risposta, cioè noi abbiamo gli strumenti, abbiamo le conoscenze e li vogliamo mettere a disposizione di questo settore, importantissimo per noi. Io poi ho coinvolto Alessio, che è un amico caro, perché comunque lui è un commerciante. Ho una microimpresa e quindi sono a contatto con il pubblico, ho un negozio, ho anche uno studio fotografico e vivo una realtà che è quella della provincia, conosco molti commercianti, molti artigiani, e quindi vedere comunque sofferenza, e questo anche un po' prima della pandemia, devo essere sincero, a causa non tanto del mercato, che poi quello non è nelle nostre mani, noi però possiamo migliorare e andare a fare delle cose e attuare delle strategie che magari il micro imprenditore non è abituato a fare. E quindi io ho voluto dare una mano in questo, unendomi anche ad Annalisa. Già facevo anch'io consulenze da prima, individuali. Abbiamo voluto creare un gruppo di persone che aiutino proprio la microimpresa su degli aspetti che magari sono un pochino più laterali all'attività, che però sono fondamentali per la crescita. Quindi quali sono gli obiettivi? Obiettivi: l'aumento dei risultati, la massimizzazione del profitto e il benessere delle microattività. E la crescita delle persone, del microimprenditore, a volte dell'alleanza con il socio, il saper far lavorare bene i collaboratori, anche se ci sono magari pochi. Quindi comunque è un'ottimizzazione delle performance sia economiche che commerciali che delle persone. Che temi tratterete? Lo stiamo già dicendo, però cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione di Tada? Sono curiosa di saperne di più, ovviamente. Allora, ti rispondo io per primo e ti voglio rispondere con un esempio per farti capire di cosa ci occupiamo. Nel momento in cui una persona lavora, dopo magari 20, 30 anni, 10, che fa un'esperienza lavorativa, magari arriva un bel giorno e dice: mi metto in proprio. Mi metto in proprio, apro il mio bel negozio di abbigliamento, la mia bella pizzeria, quello che uno vuole.
Che cosa fa? In quel momento lui andrà a scegliersi gli arredi, sceglierà il posto, magari farà un bel corso, perché magari se vuole fare la pizza deve andare a fare il corso di panificazione, sceglie con cura anche magari tutti gli accessori, i tavoli, eccetera, e poi arriva un bel giorno, si fa la sua bella pizzeria con le sue buonissime pizze e apre. Magari fa dei corsi anche sulla sicurezza, tutto quello che deve fare. Apre, ha una buonissima pizza e il giorno dopo la pizzeria non è piena. Probabilmente. Così come il negozio di abbigliamento, magari è pieno il giorno di inaugurazione dove si prende la bevuta, no? Senza pagare. Ma il giorno dopo arrivano altre cose da sistemare. Perché? Perché tu puoi avere un buon prodotto, fantastico, però poi l'attività deve stare in piedi con altri presupposti. E noi ci occupiamo di quelli, di aiutare le microimprese che non sono preparate a fare questo, perché si preparano a fare altro, e le aiutiamo magari sul marketing, quindi come farsi conoscere di più, sia online che offline, quindi usando i social network, il web, ma anche semplicemente la visibilità sul territorio. E magari anche andare a aiutarli nella vendita. Cosa vuol dire nella vendita? Vuol dire che se la persona all'interno che lavora per noi o noi stessi siamo più preparati nel servire il cliente, probabilmente possiamo vendere anche un oggetto in più o un servizio in più. Faccio l'esempio sempre del ristorante, che magari alla fine io sono pieno, però se il cameriere mi invoglia a prendere il dolce, magari lo prendo. Se invece mi dice sì, abbiamo questo, magari una percentuale di persone non lo prende. Queste sono due aree importanti. Ce ne sono altre, ma dell'altre ci parla Annalisa, che è anche più il suo argomento. Quindi Annalisa, a te la parola. Aggiungo a quello che ha detto Alessio, che anche il titolare di una microattività spesso non guarda i numeri della sua attività. Si appoggia o si fa aiutare da figure esterne, ma lui non è padrone, come diceva Filippo, dei costi fissi, costi variabili, punto di pareggio, entrate, uscite, cioè giusto quei tre o quattro indicatori numerici che ti permettono di tenere salda o tenere le redini della tua attività. E quindi questo è un altro aspetto che noi aiutiamo a supervisioniamo e aiutiamo a mettere a posto. Altri consigli preziosi? Ma ce ne sono diversi. Un'altra cosa, aspetta, mi è venuta un'altra cosa in mente, che un'altra cosa importante che noi trattiamo, o comunque dove diamo supporto, è proprio nella parte delle persone, perché è fondamentale nelle piccole attività, siccome sono degli esperti tecnici della loro materia. Quindi vedi cibo, vedi pelletteria, vedi quello che vendono, okay? Quello che rappresentano. A volte non sono proprio abituati a fare selezioni, a trovare il collaboratore bravo, a farlo funzionare bene, e quindi li aiutiamo anche in questo senso. Dare supporto alle persone significa anche essere irreperibili, ovviamente. Assolutamente sì, e questo non solo reperibili per i collaboratori o eventualmente che hanno all'interno, ma anche per i clienti. Quali sono i tre consigli utili da dare a un piccolo imprenditore? Allora, diciamo che l'obiettivo spesso è quello di incrementare gli incassi, quindi di aumentare le vendite o comunque di aumentare le capacità di vendere anche ai propri clienti, anche agli attuali clienti. Quindi potremmo concentrarci un attimo proprio su questo aspetto, dare dei consigli su questo aspetto un pochino più commerciale. Perché spesso ci si focalizza sul far arrivare gente nuova, ma non siamo nemmeno ancora bravi a ottimizzare o massimizzare il cliente che invece già ci conosce e già acquista da noi. Poi una premessa importante da dire è che ognuno di noi, almeno ognuno di noi imprenditore, microimprenditore, libero professionista, è sì venditore al suo cliente, ma è anche cliente di altri servizi o di altre imprese e attività. Quindi è sempre anche importante mettersi nei panni del cliente quando siamo noi a consigliare l'acquisto o a guidare il nostro cliente verso l'acquisto. Il primo consiglio pratico che mi viene di dare è quello di imparare, mettersi un po' in gioco e imparare a coccolare il cliente durante l'acquisto. Cosa intendo? Sono nella mia attività, entra un cliente che già mi conosce magari, o magari qualcuno anche che non mi conosce, e
io mi impegno, quindi mi concentro, mi prendo qualche minuto per parlarci, semplicemente, è molto banale. Le persone amano essere ascoltate, le persone amano parlare di loro. Pensate anche quando noi entriamo dentro un locale, avere qualcuno che magari ci sorride, che ci dice buongiorno, cosa posso fare per lei, che magari non ci sta troppo addosso, però se ci vede un attimino in confusione ci viene in soccorso. Ecco, questi sono tutte piccoli accorgimenti, quindi la poi cura... Il sorriso è contagioso. Il sorriso, il buon umore è contagioso. L'educazione, la cortesia, cioè la gentilezza, no? Quindi queste sono tutte delle piccole atteggiamenti o accorgimenti che possiamo avere durante proprio il momento dell'interazione con il cliente. Che cosa favoriscono questi atteggiamenti o questi comportamenti? Si percepisce cosa il cliente magari sta cercando, di che cosa ha bisogno. In questo momento da cosa è motivato? O cosa vuole acquistare, perché allora io, capendo meglio i suoi bisogni, riesco a fare anche delle proposte più interessanti. E quindi lui magari entra per comprare, non so, una cornice, due penne, un quaderno, esce che ne ha comprati tre. Quindi la strategia della coccola... Cosa bisogna anche realmente. Esatto, o magari far emergere quelli, entra pensando che ha bisogno di un quaderno, poi ragionando con me dietro il banco capisce, cavolo, però mi manca anche una penna, mi manca anche qualcosa. Quindi una strategia molto semplice per incrementare gli incassi è proprio quella di coccolare il cliente mentre ce lo hai dentro il negozio. È facilissimo, serve solo che il commesso o chi è in negozio ad accogliere il cliente si metta un attimo in gioco. Quindi è una cosa facilissima che però dà dei risultati immediati. Poi un altro? Alessio? Alessio, passiamo allora, la parola. Visto che l'Annalisa ha parlato del momento in cui il cliente è dentro, io parlo del dopo, perché nel marketing ci concentriamo sempre sul prima, quindi come far arrivare un cliente nuovo magari, no? Perché tutti vogliono più clienti, più persone nelle proprie attività, però una volta che hanno passato la fase, diceva Annalisa, quando se ne vanno, noi ce li dimentichiamo, quasi sempre. Vi sfido a dirmi qual è la pizzeria o il ristorante o il negozio che magari vi manda una nuova proposta via email, via messaggio o via posta, addirittura tornando anche un po' a quello che si faceva una volta in questo momento. Noi tutti i giorni compriamo merce, però la persona che ce l'ha venduta si dimentica di noi appena usciamo. Ecco, e il cliente che ha già comprato da noi, se viene coccolato, è più portato a ritornare da noi, molto più di un cliente nuovo. Si parla addirittura, se vogliamo parlare anche di investimenti, che portare un cliente nuovo costa mediamente in marketing 7 volte di più che far tornare uno che ha già comprato da noi, a condizione che quello che noi gli diamo sia bello, piacevole e che lui abbia una buona esperienza. Di qualità. Esatto. L'ultimo consiglio, visto che ne hai chiesti tre, mi sbaglio? Sì, tre. Allora, l'ultimo consiglio... Sono di più? Ma ce la, quante ne volete? Ce ne abbiamo. Io consiglio di continuare a seguire questa rubrica per avere sempre consigli nuovi. Esatto. E seguire anche noi sui nostri canali della B Business Academy, dove carichiamo ogni settimana contenuti video, foto, e abbiamo anche una community di imprenditori che si confrontano tra loro. Quindi il consiglio è di stare con noi, anche qua soprattutto. Che perché sentiranno spessissimo parlare di voi ogni giovedì. Ogni giovedì, ogni giovedì. Esatto. Come vi trovano? Big Business Academy, www.big-business.it, canali social, Big Business Academy, tutti, TikTok, siamo diventati anche TikToker. Siamo diventati anche TikToker, esatto. Quindi, grazie Alessio, grazie Annalisa. Grazie a te.